Ora nuovo ospite qui accanto a me all'Off of Theater, Barbara Begale in tutto il suo splendore. Grazie. A 360 gradi per questo spettacolo che si chiama Meretrix, Donna Proibita. Donna Proibita, aiuto. Oggetto del peccato. Entriamo in quale campo, caro? Beh, Barbara? Insomma, visto che Meretrix viene dal latino, vuol dire meretrice. Fai un po' tu. Ecco. Ma vabbè, questo è uno spettacolo scritto da te, scritto da me, diretto da me, ho fatto tutto. Spazio anche il palcoscenico. Sì, faccio tutto, anche quello. No, questo è come sempre uno spettacolo musicale. Certo. Sono in scena insieme al maestro Vito Caporale, siamo una coppia inossidabile. E, lui chiaramente farà tutti gli arrangiamenti. Assolutamente. È uno spettacolo musicale molto divertente, ricco di aneddoti, però sotto poi c'è una tematica importante, che non è solo il fatto di parlare della prostituzione, che certo. è un tema che, voglio dire, dalla notte dei tempi. È uno spettacolo che parla di donne, perché c'è una sfilza, una carrellata di personaggi femminili, tutti interpretati ovviamente da me, e si parla comunque di donne, guardate con un occhio, diciamo, con una grande pietas, di persone ai margini della società. Una certa clemenza, diciamo, senza giudizio. Senza giudizio, ma anche capire perché certe volte si prendono certe strade. È diverso per esempio dall'evoluzione che si è avuta oggi, no? Che ormai abbiamo col web, vabbè, lasciamo perdere, ci addentreremo in un discorso troppo ampio. Comunque la tematica è interessante, ma lo spettacolo è comunque come sempre leggero, divertente, fa anche molto riflettere. Bene, quindi diciamo curiosiamo dal buco della serratura, i due pensanti soprattutto curiosano, poi c'è chi apre la porta e entra dentro. Bene. E allora la splendida Barbara Begala sarà in scena dall'1 al 3 aprile, quindi prossimo anno, con Meretrix Donna Proibita, spettacolo scritto e diciamo è interpretato da Barbara Begala con gli arrangiamenti del grande Vito Caporale. Esatto. Barbara, esatto. Grazie di cuore, ti do un bacetto in video. Ciao a tutti, venite a teatro, alla grande. Buon teatro. Ecco, ti prego. Sì, ciao. Ciao.